All'interno del palazzo ducale di Urbino è esposta in queste settimane una tavola dipinta raffigurante la Visitazione, realizzata da Giovanni Santi. La tavola è stata oggetto di restauro e indagini scientifiche. Abbiamo incontrato la soprintendente, la dottoressa Maria Rosaria Valazzi, che ha seguito i lavori sull'opera. Giovanni Santi è il padre di Raffaello, è un pittore che ha lavorato moltissimo nell'ultimo ventennio del 400 a Urbino, aveva una bottega ricchissima e un ruolo importantissimo, tra l'altro ospitò anche Piero della Francesca. Quindi è poco conosciuto anche perché ovviamente il figlio Raffaello ha oscurato la sua fama, però costituisce un punto di grande curiosità, di grande interesse per ricostruire, per conoscere meglio questa l'Urbino della seconda metà del 400, dell'ultimo ventennio del 400, che era una città importantissima. Il Rinascimento Urbinate è uno proprio dei fenomeni più splendidi del Rinascimento italiano. E quindi l'operazione che è stata fatta è quella di identificare il disegno nascosto di Giovanni Santi. Non si conoscono disegni. Cioè, l'opera d'arte in realtà ha un iter abbastanza, cioè un percorso abbastanza così assodato, che è quello della progettazione grafica, cioè del disegno e poi del colore esteso sul disegno. Appunto, di Giovanni Santi non si conosceva questa prima fase e tramite l'operazione che abbiamo condotto appunto di conoscenza, tramite degli strumenti tecnologici aggiornatissimi, abbiamo identificato il disegno preparatorio sotto il dipinto della Visitazione che oggi è conservato a Fano nella chiesa di Santa Maria Nuova. Ed è stato un avvenimento, direi, molto importante, cioè un lavoro, una scoperta veramente importante perché ha dimostrato che il disegno di Giovanni Santi è molto elegante e quindi serve anche, cioè Giovanni Santi era comunque un artista di grande qualità e di grande preparazione proprio dal punto di vista tecnico. Quindi aiuta a capire anche tutta una serie di problematiche che sono legate a Raffaello, al giovane Raffaello, alla sua formazione. E quindi è più possibile oggi dire che probabilmente la primissima formazione di Raffaello è avvenuta accanto al padre e non accanto a Perugino, come è tradizione.